questa mattina appunto si è parlato incidentalmente dei medici di Marignano. Allora, iniziamo dal castello, appunto questo monumento araldico. Noi abbiamo un castello tipico di pianura, che voi vedete adesso in una faccia che è la faccia principale, e la forma attuale, diciamo, è stato dato sotto Bernabò, Visconti. Di qua lo vediamo su un altro piano perché è un rettangolo, e soprattutto questa è la parte interessante. Lo vedete dietro? Questo castello qui era un tipico castello quadrato della pianura lombarda, con quattro lati, cortili interni e quattro torri. Adesso noi ne abbiamo tre soli di questi, diciamo, di questi lati. Il quarto lato, con pezzetti del secondo e del terzo, sono state distrutte fin dai tempi di Francesco Sforza, il primo duca di Milano della dinastia sforzesca. E da allora non è stato più o meno ricostruito, è stato rimbagliato così. Il piano nobile frontale che noi abbiamo visto contiene una sala, una serie di saloni molto belli, con pitture, diciamo così, delle geste di Gian Giacomo, tendenzialmente di Gian Giacomo Medici, detto il Medichino. E la parte che voi vedete in fondo sulla destra, quella parte lì ancora è tutta da scoprire e da studiare, perché è di proprietà della provincia e purtroppo gli enti territoriali in Italia non vanno d'accordo. Hanno preferito lasciarla abbandonata e all'intemperie piuttosto che cederla al comune per poter usufruirne. Forse adesso con le città metropolitane si riuscirà anche ad entrarci dentro e vedere di salvare il salvabile. Questa è una tavola giusto per chi non si occupava di araldica, che era appunto un linguaggio espressivo di comunicazione, nei tempi comunemente rivolto al solo gli strati popolari letterati, cioè nel senso che noi abbiamo qui una serie di simbologie, una serie di, diciamo, di colori, di quello che poteva essere la funzione così dell'araldica. Questa è una breve storia, non sto a leggervela perché non abbiamo poi tanto tempo, dei Medici, che è una tipica casata milanese, sicuramente negli anni 1000 o 1100, diciamo mercanti di base, sono mercanti, gabellieri, usurai, diciamo così, si occupavano di circolare del denaro. La loro fortuna qual è stata? Prima il Gian Giacomo Medici, come capitano di Valle di Ventura, è stato marchese di Musso, tra il periodo di interregno che trascorse dall'occupazione francese alla devoluzione del ducato nell'impero prima e poi sotto gli spagnoli, e soprattutto l'elezione del Gian Angelo a Papa, il quarto per i Medici. Ecco, voi siete abituati a vedere, non so se voi, quelli di Firenze, i Medici di Firenze, quelle famose palle. Benissimo, i Medici di Marignano o di Melegnano ne avevano una sola, avevano questo il loro stemma originale. Sono partiti da questo stemma qui lo troviamo nel Trivulziano, e quindi vedete che è semplicemente un campo rosso con una bisante, fiorino, chiamiamolo palla, chiamiamolo come vogliamo, che praticamente simboleggia, per chi crede, per una funzione, diciamo così, pratica, i soldi, la circolazione di denaro. Questo è il loro stemma, codificato la prima volta che lo troviamo sul Trivulziano. E questo è lo stemma dei Medici, quelli che siamo abituati noi a vedere. Vedete che può essere simile come configurazione, però era completamente diverso. I Medici di Firenze hanno iniziato con circa 11 palle, 7 palle, 6 palle, dipendeva poi dalla forma dello scudo in cui entrava dentro. E poi con l'ultima palla, la prima, la principale, con il cosiddetto l'ampliamento di Francia, che è tipica loro. Quindi non ha niente a che vedere con i Medici di Milano. Secondo una teoria dovrebbe essere l'inversione dell'arte del cambio, dei colori, il Borgia, che non ce ne parla appunto diffusamente nel suo libro, di cui questo americano ha avanzato questa prima ipotesi, come se fosse l'inversione della cromia dell'arte del cambio. Quindi noi cosa abbiamo? Un campo rosso con dei bisanti d'oro. I Medici è il contrario. Se bastava, cosa abbiamo? Lo stemma di proprio di Gian Giacomo Medici. Li troviamo sotto questa partitura l'Aquila Imperiale, ma soprattutto la palla singola che lo vedete sotto. Questo stemma qui se lo sono riportato sempre, era il loro proprio di famiglia.
con i medici non c'entravano nulla. Questo l'abbiamo sia su questo sigillo che sulle monete. Ci sono rimaste alcune monete della zecca di Musso. La zecca di Musso ha funzionato per una decina d'anni fino al 1532, quando è stato insignito del marchesato di Marignano e quindi ha cessato di esistere, perché diciamo così il Gian Giacomo Medici era stato un po' un brigante, chiamiamolo così, all'inizio. Non era certo il valoroso capitano e condottiero imperiale. Questo è uno di quegli esempi dentro il salone del castello. Noi nel castello abbiamo due sale affrescate con stemmi, il resto generalmente sono tutte le sue geste. Queste sale affrescate sono una cosiddetta sala degli stemmi, ci sono 16 stemmi in cui ci sono sia gli stemmi della famiglia, con famiglie collegate, amiche, imparentate dei medici, e in più un'altra sala che avevano iniziato un ciclo ma che si sono fermate a tre. Questo qui è appunto lo stemma di Gian Giacomo Medici quando ha ottenuto la concessione da Cosimo I dei Medici. Lui ha preso Firenze per le truppe imperiali e quindi diciamo Cosimo I gli ha concesso l'uso del suo stemma, ma non con la palla, diciamo con l'ampliamento di francese, ma bensì semplicemente quello naturale. E lui ha sempre applicato e ha fatto applicare anche al fratello, prima che diventasse papa, il capo dell'impero, perché si considerava un feudatario imperiale. Quindi noi troviamo nei suoi stemmi sempre il capo dell'impero. Ecco, questo qui, sempre in quel salone, è lo stemma del fratello quando ancora era cardinale, perché tutto dentro il castello, a parte una raffigurazione, diciamo così, del papa, gli stemmi sono riferiti ancora quando non era diventato papa, ma era semplice cardinale. Abbiamo di nuovo lo stemma Medicio, perché quando è stato eletto cardinale nel 1549, Cosimo I gli dà la concessione di prendere il suo stemma. Quindi loro incominciano ad operare gli stemmi nel 1549, diciamo così, quello che potrebbe essere lo stemma originale dei Medici senza l'ampliamento, con il capo imperiale. In questo caso noi vediamo sulla prima palla, addirittura avevano messo dentro 3 sigilli, proprio, si erano proprio sprecati. Questo qui lo troviamo, se avessimo bisogno di un'ulteriore cosa, a Bologna. A Bologna, nella sala urbana del Palazzo Accursio, lui è stato delegato, prima di diventare nel 1546, era delegato della Marca Pontificia, e quindi hanno messo il suo stemma. Lo stemma diciamo seicentesco, perché non era proprio di quell'epoca, e lo troviamo già con la palla, con l'ampliamento dei medici proprio di Toscana, che non avrebbero niente, neanche il diritto, perché era stato concesso l'altro tipo di stemma. Qui abbiamo il Papa in un affresco nella chiesa di Santa Maria di Trastevere a Roma, in cui riceve, diciamo così, gli atti del Concilio di Trento, perché uno dei suoi meriti è stata la conclusione del Concilio di Trento nel 1563. Tenete presente che è morto nel 65, quindi diciamo ha fatto in tempo a concluderlo. Se voi vedete dietro le spalle ancora lo stemma, qui in questo caso non c'è neanche la pallatura, ma è semplicemente ancora lo stemma Medicio, quello diciamo privo dell'ampliamento di Francia. Ecco, questo qui invece abbiamo nel 1770, qui a Milano abbiamo il codice teresiano oppure araldico nell'archivio di Stato, e questo qui è appunto del marchese di Marignano, Don Carlo Gaspare Medici, datato 4 agosto 1770. La trasformazione non solo ormai si è ben radicata, ma addirittura è scomparso completamente il suo stemma primitivo. Qui abbiamo altri stemmi, nella sala come dicevo ci sono diversi stemmi, ma sono tutti riferiti a famiglie, diciamo così, o parenti o amico alleate dei medici. In questo caso sono gli Altems, Hohems in tedesco, italianizzato Amsens, perché dobbiamo pensare che il primo, diciamo così, il padre di Gian Giacomo, il padre di Giovanni, hanno avuto diversi figli. Sicuramente 12-17, alcuni dicono, però diciamo che 10 hanno raggiunto l'età matura, 5 maschi e 5 femmine. Delle femmine
un paio sono diventate monache, altri si sono sposati, tra cui uno si è sposato questo Wolf Dietrich, che era praticamente un reclutatore di Lazzichenecchi. Il Gian Giacomo aveva bisogno di soldati e praticamente gli cede la sorella in cambio delle belle compagnie di Lazzichenecchi. Questa famiglia tuttora è presente, nel senso che non esiste più come Altemps, ma è presente a Roma, perché logicamente quando è diventato papa lo zio incomincia a levare alla porpora diversi membri della famiglia, tra cui questo nipote che si chiamava, che poi è diventato arcivescovo di Costanza, Siticus, Marco III Siticus, ha avuto un figlio legittimo, legittimato come al solito dal papa, che ha generato il duca di Gallese. Per intenderci, Arduin de Gallese è stata la moglie del nostro vate, in Annunzio. La famiglia era questa qua. Poi abbiamo i Serbelloni, un altro medici si è sposato tra Bernardino e Cecilia Serbelloni, quindi il primo Bernardino, praticamente il papa cosa fa? Incomincia a nobilitare anche loro. Di Serbelloni abbiamo Gian Giacomo, il Gran Gabriel, Gabriele, anche lui capitano imperiale, combatté a Lepanto, nei Paesi Bassi, in Turchia e in Ungheria, perché queste famiglie logicamente imparentate con papa hanno avuto più non una dimensione locale ma una dimensione non solo nazionale ma in alcuni casi anche internazionale, oltre a fare al solito cardinale l'altro membro della famiglia. E quindi abbiamo a quel punto questi Serbelloni, che sono poi Palazzo Serbelloni per chi intende, sa di Milano di quale palazzo parlo, il circolo della stampa in Corso Venezia per esempio, palazzo lì. Tutti questi stemmi noi li troviamo dentro. Questi sono i Borromeo, un'altra famiglia beneficata. San Carlo, che noi consideriamo un santo, all'inizio era semplicemente il cardinal nipote con tutto quello che comporta, poi è diventato San Carlo santo e macerato, ma all'inizio come cardinale era molto scavezzacollo. E in questo caso il Borromeo, oltre a diventare quelli che sono diventati, cosa hanno? Hanno un inquartato, quello che si diceva, perché sono due famiglie. Una famiglia che sono i Borromeo e San Miniato, che si è estinta già nel 400. L'unica figlia si era sposata un Vitaliano, che era una famiglia di Padova, Vitaliano dei Vitaliani, tant'è vero che noi siamo abituati a considerare Borromeo Vitaliano, ma in realtà quel Vitaliano dovrebbe essere un cognome, non il nome proprio che è diventato, ma in realtà era il cognome della famiglia. Quindi abbiamo i Borromeo, anche loro beneficati dallo zio papa. E poi abbiamo gli Orsini. Cosa ci fa una famiglia, diciamo così, prettamente laziale? Semplicemente perché Gian Giacomo si è sposato un Orsini. Un Orsini che era già vedova di Livio, signore di Pordenone. Come seconda nozze lui se la sposa. Tenete presente che non ha avuto figli per un semplice anche motivo. Durante una battaglia era stato ferito e quindi non ne poteva più avere comunque figli, però il matrimonio era un matrimonio di prestigio per lui e quindi si sposa questo Orsini di Pitigliano. E noi abbiamo lo stemma degli Orsini di Pitigliano su questo partito Orsini e la contea di Pitigliano. Ma la cosa peculiarità di questo stemma non è tanto lo stemma in se stesso, ma sono quei tenenti, quei due punti che voi vedete al lato, di qui si vedono poco, ma poi vedete il dettaglio, vedete cosa c'è in testa a quel punto, una specie di cestino, praticamente non è nient'altro che una stilizzazione di un alveare a cesto, come ci sono quelle per le api, e richiama, a parte il mondo bucolico, ma semplicemente le api e il miele degli Orsini, perché gli orsi erano golosi di miele e quindi fanno un'allegoria matrimoniale richiamando anche in questo caso i tenenti. È l'unico caso di questi tenenti, perché tutti li reggono tutti gli stemmi, in cui c'è un qualche cosa di strano rispetto a tutti gli altri, diciamo così, tutti che sorreggono questi grandi scudi. Abbiamo l'arma dei cavazzi della Somalia. Dovete tenere presente che in questo studio ha comportato diverse
diciamo diatribe, come diceva il bravo professor Spiriti, perché quando io sono andato a vedere il castello, indipendentemente dalla parte araldica, c'era stato un prete locale che si era dedicato all'araldica e aveva fatto uno studio sugli stemmi sugli stemmi presenti in questa sala, e ho dato delle attribuzioni, alcune corrette, meritevole, però ce n'erano diverse, circa 6, completamente sbagliate. E c'è stata una lunga serie di diatribe con allora amministratori, che mi ha comportato 3 conferenze e l'ho scritto di un articolo proprio per confutare certe cose, perché non si può definire questo stemma, che è già documentato addirittura, diciamo così, dentro il codice tribulziano, eccetera, quindi ben codificato, definirlo Visconti, semplicemente perché c'è il capo con 3 Visconti. Questo capo che voi vedete con i 3 biscioni, ci manca un elemento che avrebbe determinato, perché ci sono alcuni errori nel segno grafico degli stemmi, ci manca un FR e un FS, quindi Francesco Sforza. Quel capo, diciamo, viscontevole, è stato dato da Francesco Sforza alla famiglia Cavazzi, però per il prete erano Visconti, basta, non c'era verso di fargli cambiare idea. Questo è tipicamente un altro stemma, ed è i Moroni, una famiglia molto importante, estinta, non esiste più qui in Lombardia, perché è stata la famiglia che, diciamo così, che ha determinato la fortuna dei Medici, la fortuna di Gian Giacomo. Questo è il cardinale, figlio di Girolamo Moroni, che è stato senatore e lieutenante generale del Ducato. All'inizio Gian Giacomo era un... definirlo assassino sarebbe forse troppo, però era, diciamo così, un bravo, e non era certo uno stinco di santo, e lui l'ha salvato diverse volte, non solo, ma ha contribuito anche a salvare la famiglia, perché il Bernardino, il papà, era fallito, era stato anche imprigionato per debiti, perché non riusciva più a pagare, diciamo così, quello che poteva essere l'imposta del sale che si era preso, e quindi i Moroni li hanno, diciamo, protetti in momento di bisogno. Il Papa se ne ha ricordato e ha fatto il figlio cardinale, tra parentesi, che il Papa precedente aveva imprigionato per eresia, quindi siccome lui aspettava le scuse del Papa, ha dovuto aspettare Pio IV per essere, diciamo, riabilitato. Questi qui sono semplicemente 2, diciamo, emblemi viscontesi sforzeschi. Il primo, manco di un elemento essenziale, la verga di Mercurio, perché non è nient'altro che la stilizzazione del caduceo. Mi manca la verga perché non l'hanno fatta, perché noi l'araldica non è una cosa perfetta, e quindi molti errori, molte cose non escono perfettamente, sempre perfette o uguali come secondo i nostri canoni. Ci sono anche queste cose. Quello, diciamo così, a destra, guardando, se vogliamo alla sinistra, abbiamo il leone galeato di Galeazzo II, quindi un richiamo prettamente agli Sforza, non così esplicitamente, perché dobbiamo pensare che solo in quel periodo ormai gli Sforza non c'erano più e il Ducato era sotto l'egemonia, diciamo, spagnola, quindi ricordarsi i vecchi tempi forse non era proprio adatto, però per loro, per riconoscenza, visto che comunque il Ducato di Marignano gliel'aveva concesso nel 1532 l'ultimo duca che abbiamo visto, Francesco II, quindi loro volevano comunque ricordare in qualche modo, diciamo così, i loro benefattori. Ecco, questo qui è uno stemma dei Tosi e dei Tonsi di Cremona. Anche su questo qui c'è stato un altro di quegli stemmi attribuiti ai Calvi, semplicemente perché abbiamo un busto con una figura umana. I Calvi generalmente portano, se molte volte, i busti, o 1, 2, 3, dipende poi dalle varie famiglie Calvi, proprio con la testa calva, quindi anche volendo, questa è una bella testa picciuta, e quindi non aveva niente. Anche questo è uno di quegli stemmi in cui lui attribuiva a questa famiglia, in realtà sono i Tonsi, perché li troviamo qui? Non hanno niente a che vedere con i Medici, se non un piccolo particolare.
Questo personaggio, che dovrebbe essere Giovanni Maria Tosi, era arcidiacono della chiesa di patronato ducale di Santa Maria della Scala, la chiesa che adesso non esiste più, che noi al posto di questa chiesa, che era il patronato ducale prima, poi patronato diciamo imperiale, perché dopo si è trasformato in, sempre in chiesa di patronato, diciamo così, per gli imperatori quando sono subentrate, abbiamo al loro posto la famosa Scala, per quello si chiama in questa maniera, perché derivava dalla chiesa di Santa Maria alla Scala. E poi è diventato vicario generale, perché in quel tempo il arcivescovo di Milano era il cardinale Ippolito d'Este, che non ha mai messo piede a Milano. Quindi la più alta autorità religiosa in quel momento del Ducato era appunto questo personaggio, e loro hanno inserito, perché come hanno inserito la più alta autorità religiosa, hanno inserito anche degli altri personaggi che erano autorità, diciamo, militare in quell'epoca, che comandava Milano. Questa è la famiglia Balsamo, anche questo è un altro errore, perché normalmente noi lo presentiamo con un partito, un troncato d'argento e di rosso, con questi due tralci di vite, qui invece sono soltanto i tralci di vite. Ecco, questa era un'altra di quelle famiglie di, diciamo così, di errate di questo famoso Amelli. Per lui è questo qui, siccome c'era un castello, era famiglia Castaldo. Dovete sapere che il Castaldo era, diciamo così, sempre nell'ambito militare, il personaggio che ha portato a Carlo V la notizia della morte del Duca. È stato, diciamo così, castellano del Duca di Milano, poi è diventato capitano imperiale, ha partecipato a guerre in Turchia, eccetera. È stato compensato per tutti i suoi meriti, tra cui, non forse lui direttamente, ma insomma, lui ha partecipato alla cattura a Pavia di Francesco I di Francia, quindi era un personaggio molto in vista della parte militare qui. E per lui, visto un castello, era un castaldo. Perché era un castaldo? Perché il terzo duca di Marignano, Gian Giacomo II, si è spostato Livia Castaldo, che era la nipote di questo castaldo. Quindi per lui un castello era un castaldo. Basta. Invece in realtà questo qui è Massimiliano Stampa. Quel Massimiliano Stampa, castellano di Milano, che il duca non era ancora morto e consegnò il castello agli imperiali, per intenderci. Quello che proprio determinò, se anche se non ci volevano, eccetera, il passaggio fisico materiale del ducato in mano agli spagnoli, quindi all'impero di Carlo V, compensato con il marchesato di Soncino, una bella pensione di 2000 scudi. Di questo passo, e questo è il suo stemma. Tra parentesi, alcune famiglie, tra cui appunto gli Stampa, erano famiglie, diciamo, emergenti allora, non erano famiglie nobili, erano quasi tutte famiglie di estrazione mercantile, come i Medici. Questo qui sono Gonzaga, perché li troviamo qui? Per la semplice ragione che il Ercole Gonzaga era morto a Trento mentre presiedeva il Concilio di Trento, quindi aveva una conoscenza del Papa tale da poter essere inserita non qua le famiglie così, come semplicemente come una famiglia amica dei Medici. Questi sono i Reinoldi, Clara Reinoldi e Gian Giacomo Medici, il primo della famiglia, stiamo parlando il nonno, per intenderci, di quello che ha fatto la fortuna, si è sposato una Reinoldi, e quindi la ritroviamo come famiglia imparentata. Poi, tra parentesi, c'è un doppio matrimonio, perché un Giampiero Serbelloni si è sposato un altro Reinoldo, ed è sposato praticamente, noi abbiamo il cardinale Serbelloni che abbiamo visto prima, c'è un doppio matrimonio tra cugini. I Crivelli, anche questa è un'altra famiglia imparentata, molto alla larga, perché un cugino di Gian Giacomo, Antonio Maria Negri, che era morto combattendo gloriosamente alla testa di Archibugira alla difesa della Torre di Olgiate. Torre di Olgiate è appunto dalle parti, diciamo così, nella guerra, cosiddetta guerra di Musso, e si era sposato un Crivelli della Castellana, e quindi hanno inserito questo stemma perché è appunto un stemma di parentela. Poi dobbiamo fare un altro passo indietro, nel senso che un altro Crivelli, Alessandro, è stato elevato alla porpora sempre da Pio IV,
perché noi dobbiamo dimenticarci che Pio IV, oltre a aver, diciamo così, ad eleggere vari papi imparentati o amici della famiglia, ha fatto un decreto di cui quel famoso, diciamo così, palazzo che si parlava stamattina dei giureconsulti di Milano, avevano l'obbligo di almeno di avere 4 cardinali. Dopo non l'hanno più mantenuta, ma all'inizio dovevano avere 4 cardinali giureconsulti di Milano elevati alla porpora, elevati proprio nella, diciamo così, nel cadenzio cardinalizio. Devono essere riservati 4 posti a personaggi derivati dal collegio dei giureconsulti, secondo il decreto appunto di Pio IV. Questo abbiamo un matrimonio, con Gelmaino. Noi dobbiamo riferirci, questo qui è l'ultimo matrimonio, quello che ha permesso, diciamo così, ai Medici di continuare. Di questi figli, 5 figli maschi, Gian Giacomo ha avuto figli, il Papa, anche se all'epoca poteva determinare avere figli legittimi, non se ne sa, non se ne conoscono, gli altri 2 sono morti senza eredi, c'era rimasto un unico fratello minore, che questo Agosto è detto Agostino, che si era sposato a questa del Maino. Quando è morto Gian Giacomo, che è stato il primo marchese, è subentrato un problema di successioni. Questo problema di successioni cosa significava? Titoli e prebende. E logicamente Chiesa era fatta avanti. I Cervelloni, il Baroneo e gli Altens, quelle 3 famiglie che abbiamo visto prima. Lui aveva una sola figlia, a 56 anni concepisce un figlio maschio. È stato un grande scandalo perché nessuno voleva, riteneva che potesse avere avuto un figlio a quell'età, e quindi sono andata avanti, quando poi è morto la vedova con il figlio piccolino, andando avanti con cause per diversi anni per l'eredità, fino a quando poi l'ha spuntata, e quindi noi abbiamo, diciamo, gli attuali Medici di Marignano, che attualmente abitano un castello qua vicino a Frascarolo. Ecco. Questo qui è l'arma del primo marchese di Marignano, quindi stiamo parlando di Gian Giacomo. Questa è l'altra sala, la sala d'Ercole cosiddetta, perché c'è un ciclo di affreschi di Ercole sotto. Avevano iniziato un ciclo di affreschi, diciamo così, araldici, poi interrotto dopo il terzo. Questo è lo stemma appunto del Giovanni Medici quando ancora non era Papa, e questo di nuovo ripete lo stemma, si vede poco sul dedito di, diciamo così, della partitura di alleanza matrimoniale, ma come voi vedete sempre le palle erano sempre tutte di rosso e basta, non c'era nessun ampliamento francese che poi ritroviamo invece negli stemmi papale e attualmente che portano i Medici. Allora, questo qui che cosa ci permette? Ci permette una cosa molto abbastanza semplice, l'adattazione degli affreschi, perché noi abbiamo delle date ben precise che sono riferite ai matrimoni e agli stemmi. Quindi noi che cosa abbiamo? Abbiamo, diciamo così, ormai sono più di 500 anni che è stata affrescata quella sala, però abbiamo circoscritto, diciamo, la datazione della sala tra il 1555 e il 59, quindi a base di 500 anni siamo riusciti a ottenere un range di 4 anni per la datazione di questi affreschi. Per il semplice motivo che noi abbiamo 1545 il matrimonio tra i Medici e Maria Marzia Orsini, perché abbiamo gli Orsini, quindi già come data noi abbiamo quella data lì, però abbiamo 1545. Abbiamo 1549 l'elezione cardinale di Giovanangelo e l'ampliamento, diciamo così, quello che può essere lo stemma dei Medici. 1553 abbiamo l'altro prese di Siena di Gian Giacomo, quindi anche lui ottiene lo stemma medicio toscano. 1555 poi muore Gian Giacomo. 1556 il giuramento di Giovanni Angelo Medici a Filippo II, quale marchese di Marignano. 1559 l'elevazione di Pio IV, cioè di Giovanni Angelo Medici, al soglio pontificio. Non abbiamo nessun stemma pontificio in quella sala, quindi facendo la comparazione tra le varie date, che abbiamo una data 1555 che è un termine antequen e un 1559 un termine postquen, quindi quella sala è stata affrescata in questi 4 anni. Se avete qualche domanda,
Io ti faccio una domanda tecnica, Sì. nel senso che noi stiamo presentando questo monumento come nella serie dei monumenti analitici italiani per conoscerli, poterli quindi visitare, apprezzare, eccetera. Ecco, dal punto di vista proprio molto pratico, molto pragmatico, questo castello è visitabile e più o meno se ci Sì, sono è aperto normalmente perché adesso il comune da alcuni anni l'ha trasformato, diciamo, in biblioteca come al solito, le piani inferiori, la parte superiore esistono delle guide e c'è una visita guidata che danno delle spiegazioni, quindi è perfettamente visitabile e visibile. Non è visitabile e visibile la parte, diciamo così, di proprietà della provincia che si spera di acquisire, però il castello è perfettamente visitabile. Infatti per quello io mi sono trovato, perché un giorno sono andato a vedere il castello, io faccio parte anche dell'Istituto Italiano dei Castelli, di cui sono consigliere nazionale, quindi mi interessava quel castello, ero lì da quelle parti, sono andato a vedere il castello, mi hanno presentato la sala con questi stemmi, dando quella spiegazione che dicevo prima del risultato fatto dal prete locale come identificazione delle famiglie. Quando ho fatto presente che c'erano delle incongruenze, è nato il primo, diciamo così, scontro con la guida e il custode, e quello che poi mi ha determinato di fare le articoli e tre conferenze per poter spiegare. Adesso attualmente hanno ripreso le mie, diciamo così, attribuzioni, però cosa hanno fatto? Non mi citano mai, nel senso che è sparita l'attribuzione delle Amelli, però la nuova attribuzione è figlia di nessuno. Questa è la cosa tipica dell'italiana. Autocenesi. Volevo chiedere io una cosa. In quel castello nel 1402 dovrebbe essere morto Gian Galeazzo Visconti per peste, cercava di scappare da... Sì. Non ci sono tracce? Allora, no, non ci sono, diciamo così, non ci sono tracce, perlomeno quello che io ho potuto constatare, non ci sono tracce di Visconti. L'unico, diciamo, sia stemmi sia lapidei, perché c'è anche un bel marzocco, chiamiamolo marzocco tipicamente fiorentino, leone con uno stemma, perché lui veniva considerato Gian Giacomo come il dio Marte, quindi Marzoccus, quindi c'è anche un marzocco con lo stemma medicio. Gli stemmi sono quasi tutti dipinti, ma non c'è nessuna traccia dei Visconti. Non solo, ma quel castello lì è anche un episodio marginale della vita di Bernabò Visconti. Da quel famoso Casambro, quel ponte sull'Ambro, quando gli viene comunicata la scomunica, che i vari personaggi che glielo portarono erano passaggio sul ponte, lui era dall'altra parte del ponte, e gli dice: cosa vi piace, perlomeno così è la storiografia ufficiale, cosa vi piace, bere o mangiare? E vedendo l'acqua che erano sotto al ponte, questi qui non se la sentirono di dire bere ma mangiare, loro gli fa mangiare la pergamena. Ecco, questo qui è il castello, diciamo così, tipicamente medievale, di origine viscontea, ma che non ha nessun reperto, perlomeno su quelle che ci sono adesso, di reperti, anche perché una parte è stata distrutta appunto da Francesco Sforza, ma soprattutto i medici, appena il Gian Giacomo l'acquisisce col titolo marchionale, lo trasforma radicalmente, lo trasforma non più in una macchina da guerra a difesa della parte, diciamo, orientale del Ducato, ma bensì in una residenza nobiliare. Quindi, commissione dei Fratelli Campi, si pensa a tutto un ciclo di affreschi, tutto quanto la parte, diciamo così, di pompa, che era all'epoca tipica, ma non c'è nessuna traccia di scompiglia, perlomeno. La struttura è di scompiglia, ma non all'interno qualche cosa. Parlava del castello di Frascarolo, dei Medici. Sì. Se ho capito bene, sono questi gli ultimi eredi, sì, dei Medici. Sì, esatto. Il castello di Frascarolo contiene anche un ciclo di affreschi in cui c'è, non l'ho portato perché non era, che ho anche quelli lì,
non era, diciamo, l'argomento interessante sotto il profilo, diciamo, del monumento araldico, che in questo caso si parlava del castello di Marignano, in cui ci sono gli stemmi dei Medici, quindi di Gian Giacomo, inquartati, quindi non più un partito classico matrimoniale, ma un inquartato con sempre lo stemma degli Orsini di Titiliano, più altre cose. In ogni modo sono loro, i discendenti hanno venduto il castello di Melegnano, eccetera. A Milano non rimane niente dei Medici se non il Palazzo dei Giureconsulti, con una serie di stemmi, diciamo così, medicei sul fronte, la tomba di Gian Giacomo Medici nel Duomo, opera di Leone Leoni, in cui c'è uno stemma un po', diciamo così, artistico, e avevano un palazzo di fronte all'Accademia di Brera, insomma il Palazzo del Varedense, che è stato demolito nell'Ottocento con i soliti sventramenti milanesi, in cui presentava un'intera facciata, un enorme stemma medicio che occupava quasi abbondantemente un terzo della facciata, solo lo stemma. L'intero palazzo è stato distrutto alla fine tra il 1880 e il 1890. I soliti sventramenti, diciamo così, della modernità che hanno operato a Milano. Quindi dei Medici a Milano non rimane niente, se non quelle due cose che ho citato. Mentre sono qui al castello di Frascarolo, che era poi una residenza, tra virgolette, estiva, che il Gian Giacomo ha acquisito per la moglie, sostanzialmente. Una domanda da esperto di tutt'altra area d'Italia. Lo stemma dei Casati, di Stampa di prima, sì, non è uguale o molto simile a quello dei capitani delle Mercate? Adesso io non ho presente lo stemma dei capitani delle Mercate, però c'è questo a dire, che le famiglie che portano i castelli, sì. Diciamo che una è una figura araldica molto ben usata, e quindi a parte della, può essere un'arma parlante, eccetera, però... No, perché avevo questo vago ricordo del castello d'argento e di rosso nell'uno nell'altro, ma era cosa del genere. Sì, loro però devono tenere presente che il campo è di nero e d'argento, poi nero, il castello è sopra, diciamo così, e... No, ma è un vago ricordo, io non mi occupo di altri no. Inglese, quindi non è assolutamente... No, i pertucci hai presente di te, avevi messo questi... Sono esattamente i capitani delle Mercate. Qualcosa sì, mi so dire, ma anche perché, come diceva Gianfranco, è un elemento talmente diffuso, perché Cattaneo sono, sì, appunto, erano capitani, quindi Cattaneo e Castelli evocava ovviamente la carica, eccetera, il gioco grafico della partitura dell'uno nell'altro era un espediente appunto per differenziare da stemmi similari. Il capo dell'impero, anche quello da noi ne abbiamo un terzo, si pensa, sì, che un terzo, sì, delle famiglie, sì, lombarde è il capo dell'impero, quindi visivamente si crearono queste, sì, affinità, assolutamente non sarebbe infatti il prete ha dato in base al castello che dovesse il castalto, semplicemente perché aveva un castello, non ha pensato agli Stampa di Soncino, a Massimiliano Stampa, che in quel momento era il più alto rappresentante del castellano del ducato, diciamo così, del castello di Porto Giove, quindi era la più alta autorità militare del ducato all'epoca in cui è morto Francesco II, che è quello che nel periodo rinascimentale viene tacitato come traditore. No, certo, le consegne castello. È il classico traditore secondo la terminologia rinascimentale. Allora, per non far tardare troppo l'ultimo intervento della giornata, chiudiamo qui, ringraziamo Gianfranco Roculi, e anche se Lupa mi sgrida, ribadisco, ma l'ha dimostrato anche con questo intervento, rimane sicuramente uno dei massimi esperti dell'araldica lombarda, un altro esponente sicuramente è Marco Foppoli. E per quello che poi riguarda specificatamente l'araldica viscontea, credo che sia effettivamente colui che l'ha approfondita maggiormente. Oltretutto ci ha presentato un monumento logisticamente vicino, quindi a parte gli ospiti che vengono da località più lontane, per chi è di Varese o dei dintorni sicuramente è una meta raggiungibile.